La Camerata Musicale Sulmonese ha voluto celebrare i 50 anni di statalizzazione del Conservatorio Lucia D'Annunzio di Pescara con il concerto dell'Orchestra Sinfonica dello stesso Conservatorio. Ha diretto l'orchestra Patrick De Ridis, voce e soprano Giulia Gorgola. La quarta sinfonia di Mahler è stata l'asse portante dell'intero concerto. Si tratta di un'opera imponente, molto importante, del compositore boemo Gustav Mahler, con la quale ha voluto segnalare l'irrompere simbolico del nuovo secolo. Infatti fu completata tra il 99 e il 901. Indubbiamente con quest'opera il compositore pose termine a quel vero e proprio viaggio spirituale nel tentativo di andare oltre la dimensione terrena che aveva intrapreso musicalmente con le prime tre sinfonie. La quarta rappresenta il passo conclusivo con il quale Mahler cerca di descrivere la vita celeste, quella eterea delle anime che circondano Dio, beate alla luce divina. Ma lo fa in modo assai particolare, che fu considerata all'epoca quasi blasfemo, quasi un sacrilegio, visto che volle descrivere tale beatitudine ricorrendo allo strumento dell'humor, un'ironia che culmina nel quarto tempo, nell'Aide, La vita celeste, cantato dalla voce del soprano, vista e concepita dagli occhi di un bambino, l'unico essere che può provare un'inconsapevole innocenza d'animo, ma che allo stesso tempo è anche capace di ironizzare ingenuamente ciò che la sua mente percepisce. Quindi questa sinfonia rappresenta una riflessione sulla morte e sull'infanzia. Prima dell'opera di Mahler, l'orchestra del Conservatorio Pescarese ha presentato l'ouverture dei maestri cantori di Norimberga di Wagner. Il competente pubblico della Camerata ha molto applaudito.